Cari lettori, ritorno all'appuntamento con la video recensione del lettore medio. Io sono Pachito e il libro che desidero suggerirvi è il nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni, Un volo per Sara, edito da Rizzoli. Come d'abitudine, innanzitutto un grazie alla casa editrice che ci ha affidato questo noir, nuovo capitolo della fortunata serie che ha per protagonista Sara Morozzi, ex agente dell'intelligence, impegnata questa volta in una indagine, mi permetto di dire, particolare, già perché il libro comincia con un volo aereo che purtroppo finisce in maniera tragica, ma apparentemente pare che alla base vi sia soltanto un problema dei motori. Non la pensa allo stesso modo uno degli ex colleghi di Sara, mi riferisco ad Andrea Catapano, che ascoltando un'intervista rilasciata dall'imprenditore Pierfelice Ribaudo a bordo dell'aereo precipitato si rende conto di qualcosa di insolito. Ascolta una voce di fondo e si rende conto che è un personaggio noto. Si tratta di una donna che ha un nome in codice che è appunto Biancaneve. Da quel momento per Sara, ricordiamo il cui soprannome è Mora, si fa un salto indietro nel tempo di circa 30 anni. Si ritorna appunto a quelle che sono le origini del gruppo all'interno del quale è cresciuta la stessa Morozzi e ritornano appunto una serie di personaggi che hanno interessi imprenditoriali ma anche e soprattutto interessi con la politica. Questo salto indietro nel tempo di appunto sei lustri permetterà al lettore di scoprire anche qualcosa in più su quello che è il passato di Sara Morozzi e soprattutto il suo rapporto con Massimiliano che appunto era il capo di questo gruppo segreto, uomo del quale Sara a un certo punto si è innamorata al punto da mettere in discussione la propria serenità familiare. Come d'abitudine, straordinario lavoro di Maurizio De Giovanni dal punto di vista tecnico, anche in questo caso ci si trova di fronte ad un'autentica sceneggiatura, ad un copione da affidare agli attori affinché lo portino in scena dal punto di vista teatrale, cinematografico, televisivo. La mente appunto dello scrittore napoletano sicuramente lavora per immagini che vengono restituite brillantemente al lettore. Ottimo anche il lavoro dal punto di vista della gestione dei tempi, vi è questo continuo alternarsi di presente e passato che permette al lettore poi di saperne di più, non soltanto su Sara ma anche sugli altri colleghi, penso a Catapano stesso oppure a La Bionda che è la collega di Sara, una collega con la quale si approfondisce anche uno straordinario rapporto di amicizia e di solidarietà femminile. A proposito di donne, ruberà la scena di tanto in tanto Ana, un personaggio legato al romanzo precedente. Come d'abitudine Maurizio De Giovanni popola appunto la sua storia anche di personaggi comprimari non meno importanti, tra i quali Pardo, straordinario personaggio arrivato al momento della vita in cui ci si pone delle domande: e se avessi messo su famiglia? Questa è una domanda che ritornerà molto spesso nel corso della narrazione e creerà appunto dei simpatici siparietti con il suo animale domestico Boris, che appunto non è esattamente un cagnolino e forse qualcosa in più, soprattutto per quel che riguarda le dimensioni. Chiaramente vengono gettate le basi per lavori futuri, come giusto che sia, perché ci troviamo di fronte ad una narrazione seriale che ha ancora veramente tanto da dire e che permetterà allo stesso autore Maurizio De Giovanni di attingere da quelli che sono alcuni casi insoluti che sono entrati a far parte non solo della storia del nostro paese ma anche della cultura del nostro paese. Volge al termine questa video recensione, chiaramente libro imperdibile per i tantissimi fan di Maurizio De Giovanni, ma anche e soprattutto per coloro i quali vogliono avvicinarsi per la prima volta a questo personaggio, non hanno la necessità di partire necessariamente da Sara al tramonto, che è proprio il primo romanzo, quello nel quale ha esordito questo personaggio, ma possono leggere questo e poi magari fare appunto una passeggiata letteraria a ritroso per scoprire i romanzi precedenti e soprattutto saperne di più su questa donna misteriosa. Mostro nuovamente il libro, eccolo qua, Un volo per Sara di Maurizio De Giovanni. La video recensione termina qui, ma mi raccomando, continuate a seguirci perché arriveranno presto nuovi suggerimenti di lettura. Ciao a tutti!